Cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video nel canale di Runner 451. Oggi abbiamo ospite il dottor biologo nutrizionista iscritto all'albo Nicolas Cicognani. Ciao Nicolas. E Ciao Simone. oggi parleremo di un argomento gettonatissimo perché sul sito runner451.it, su tutti i miei canali, ricevo spesso le domande sia dai runner che alleno, sia da, insomma, chi segue la pagina, Nicolas. Come mi comporto a colazione, che come dicono i nonni è il pasto più importante della giornata. Quindi proviamo a rispondere in maniera un po' generale come comportarci, Nicolas, al meglio nella colazione. Quindi la prima domanda che ti faccio è: esiste un modello di colazione ideale? Allora, innanzitutto dipende dal momento della colazione, cioè se la colazione avviene prima di un allenamento o Ok. dopo un allenamento oppure in una giornata dove non ci E alleniamo. poi che cosa mi allenerò, che tipo di gara. Quindi Esatto, magari vediamo un paio di situazioni di quelle più frequenti. Allora, anche qui. Ok. mettiamo che io mi alzo e ho tempo, è una domenica, vado a correre circa un'ora e mezza, 2 ore dopo la colazione. Quindi ho il tempo di fare una colazione con calma e anche di digerirla. Ok, Che regole perfetto. dovrei Quindi, seguire? allora, presupponendo di fare un lunghetto, no? In questa giornata qua, noi dobbiamo sempre pensare a quello che ci servirà durante la corsa. Ovviamente, se faccio una corsa lunga, devo presupporre che l'intensità non potrà mai essere massimale per tutta la corsa, però Certo. comunque andrò ad esaurire le mie scorte di glicogeno se vado a correre per più di un'ora. Per cui, nella mia colazione ci dovranno essere sia una quota di carboidrati sia una quota di proteine, dove la quota di carboidrati non dovrebbe essere ad altissimo indice glicemico, perché comunque aspetterò un paio di ore prima di andare a correre. Facciamo un E esempio di alimento a basso indice glicemico che potrei utilizzare. l'avena, per L'avena, esempio, oh, ok. ok, Il muesli è già più alto come tipo di. il muesli dipende come è fatto, perché spesso è zuccherato. Ok. E quindi Occhio rischiamo agli di. zuccheri aggiunti quando comprate le scatole di cereali, avena, insomma, al supermercato. Esattamente, quella è un'insidia molto grande. Ok. Poi dopo dicevi E proteine. la fonte di proteine invece non dovrebbe essere troppo complessa da digerire. Perché se io mi mangio un esempio, diciamo, un po' La strano, della bistecca. carne a colazione che ci mette 4, 3, 4 ore a essere digerita, io rischio di partire per la corsa con lo stomaco appesantito. E Quindi anche se magari non mi rendo conto, una buona fonte proteica quale potrebbe essere? potrebbe essere per esempio la ricotta, Ok. oppure anche l'uovo, che viene L'uovo. digerito più facilmente. Lo yogurt ha troppe poche proteine o comunque un alimento che possiamo utilizzare? Lo yogurt greco lo possiamo utilizzare, Ok. assolutamente sì. In più, oltre a carboidrati e proteine, è fondamentale inserire una quota di grassi, Che prendiamo? che ricordiamo, esatto, che noi utilizzeremo nel nostro allenamento e prendiamo da, per esempio, i semi, semi di Ok. chia, semi di girasole, semi di lino, Frutta secca? Ok. oppure la frutta secca. Quindi, esempio, avena, magari nello yogurt, poi magari ci aggiungo un po' di Sì. proteine o yogurt greco, sono già a posto anche sulle proteine, Esatto. e mandorle, nocciole, noci, Esatto. semi. Ok. Possiamo pensare di fare una specie di muesli fatto in casa, utilizzando l'avena, la frutta secca e i semi. Possiamo anche tostarli se sono un pochino più buoni e unire lo yogurt greco per la nostra colazione bilanciata. Se vado su cereali un po' più con l'indice glicemico un po' più alto, tipo fette biscottate integrali, rischio di alzare troppo l'indice glicemico o è gestibile? Allora, se l'abbiniamo bene, in realtà riusciamo a gestire lo stesso. Il classico fetta biscottata e marmellata rischia di essere sbilanciato, Tutto zucchero. però fetta biscottata, ricotta e marmellata o burro d'arachidi e marmellata, dove il burro d'arachidi è un alimento altamente energetico, ci bilancia l'indice glicemico anche di questo pasto. Ok, senti, la stessa cosa vale immagino per la maratona o dovrei, faccio la maratona come gara regina perché quella, una delle tipiche domande è la colazione prima della maratona, o dovrei aggiungere o togliere qualcosa? Sicuramente prima di una maratona non dobbiamo inventarci una colazione che non abbiamo mai fatto, Ok, giusto. però le regole di base possono essere quelle, anzi,
andando verso uno sforzo anche massimale, come può essere la maratona, posso pensare di aumentare anche un po' la quantità rispetto a quella che faccio per un allenamento, considerando sempre però che devo avere il tempo di digerirla, quindi non facciamo una colazione troppo ravvicinata alla partenza. Ok, poi posso mangiare qualcosa poco prima della partenza? Poi magari posso integrare mangiando qualcosina poco prima della partenza. Ad esempio, esattamente. Ad esempio, magari posso usare anche una galletta di riso più alto in indice glicemico, dove ci metto magari un po' di olio di cocco o di burro d'arachidi e marmellata o sciroppo d'acero. Ok. Senti, ultimo esempio invece. Sì. Che tocca a tanti runner. Vado a correre a digiuno, perché magari è anche l'unico momento della giornata in cui posso durante la settimana, e purtroppo molti dopo non hanno neanche il tempo della colazione, invece diciamo speriamo che la facciano almeno quando arrivano al lavoro. Che cosa, come dovrei gestire in questo caso la colazione, quindi dopo l'attività fisica? Dopo l'attività fisica le cose importanti sono essenzialmente il carboidrato, che in questo caso va bene anche ad alto indice glicemico, e la proteina, che in questo caso può essere anche più complessa da digerire, visto che l'attività fisica l'abbiamo già effettuata. Per esempio, un tipico esempio di colazione per chi ha anche un po' fretta può essere il toast con il prosciutto crudo. Pane integrale, meglio? Con pane integrale tostato per abbassare l'indice glicemico e il prosciutto in buona quantità, chiaramente, perché sento tanto spesso 3-4 fette di pane e una fetta di prosciutto, e questo non è non un pasto bilanciato. Carboidrati e proteine. Quindi, per il famoso discorso della finestra anabolica, perché ho fatto un'attività fisica, posso comunque permettermi un carboidrato ad alto indice glicemico. Nicola, ultimissima cosa per i nostri amici, la regola d'oro che uno, qualsiasi tipo di colazione faccia, non deve mai, mai dimenticarsi. Non dimentichiamoci che non dobbiamo mai improvvisare una colazione prima di una gara o di un allenamento importante. Proviamo le cose durante i giorni della settimana e prima di allenamenti più facili, per poi essere tranquilli prima di gare o allenamenti importanti. Perfetto, guarda, questo vale anche con la vita, gli allenamenti. Nella settimana della gara non improvvisate mai nulla. Nicola, io ti ringrazio, ricordo a chi ci sta guardando che può trovare i contatti del tuo sito internet Nutriamoci qui sotto nella descrizione del video, e ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube Runner451 Sport per vedere altri video come questi, seguire la pagina Facebook sia di Runner451 sia di Nicolas, e anche i nostri profili Instagram. Cari amici di Runner451, vi rimando al prossimo video, vi mando un abbraccio virtuale. Nicolas, grazie mille, a presto, ciao. Grazie a te, a presto.